ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video. Prima di cominciare, mi raccomando, tempestate di like questo video, perché più like avrà questo video, più io vi posso portare altri video simili nel canale. Quindi arriviamo a 10.000 like per questo video e vi do 3 secondi di tempo per mettere like. Vai! Bene, ora che avete messo like a questo video, prima di cominciare, come sempre, tutti i miei link sono in descrizione. Tempestate di like e arriviamo a 10.000 like per questo video. Se non siete ancora iscritti, mi raccomando, iscrivetevi a questo canale YouTube e attivate la campanellina per non perdervi nessun video. Il mio Instagram, come al solito, ve lo impiallo potentemente nel vostro apparato rettale qua sotto, mi raccomando. Venitemi tutti a stalkerare anche su Instagram. Ed inoltre, raga, in descrizione vi lascerò il link del mio secondo canale YouTube. Mi raccomando, andatevi ad iscrivere in massa anche a quel canale YouTube e attivate la campanellina anche lì. Vi ringrazio sempre comunque di tutti i like che mettete sotto i miei video, sotto questo e anche sotto gli altri, di tutti i commenti belli nei video che mi fate, sia sotto questo che sotto gli altri. Ma non indugiate oltre e andiamo a cominciare. Ok raga, andiamo a vedere le BMX che fanno parkour, fanno salti interstellari e poi si vanno a fratturare le rotule o varie ossa del corpo. È cominciato bene, benissimo. Questo qui è partito proprio a schizzo, a razzo. Perché le palle? Perché le palle? Cosa hanno il radar per andare a sbattere le palle? Addirittura questo si è dirubato dalle scale. Vai che ce la fai, vai che ce la fai, sei un grande, dai che ce la fai. No, non ce l'ha fatta, raga. Se n'è andato anche con la gamba completamente rotta. Grandissimo. Si è fatto un'escoriazione nella coscia pazzesca. Vabbè dai, non ti sei fatto niente, grande, grandissimo, meno male, non ti sei fatto un cacchio. Non lo fare più, vedi che non ce la fai, non lo fare più. Dai raga, alcuni non si fanno così tanto male, si rompono solo 4 costole, ma niente di grave, niente di serio. Ok, queste sono proprio gare da competizione, sono dei professionisti. Non tanto professionisti, visto che si distruggono le ossa, però dai, siamo lì, no? Oh! Oh! Grande, è rimbalzato sull'asfalto. Vabbè, dai, proseguiamo. Tutto a posto? Bella, di palle sei atterrato. Questa è l'edizione BMX, frantumiamoci le costole, le ossa, no? Come morire in maniera atletica, come si dice. Vabbè, scivolano, dai, non si fanno così tanto male, spero. Ho parlato troppo presto, si è fatto male alle palle questo! Anche perché quando gli viene un salto e gli viene male, quando atterrano sul sellino, sbattono inevitabilmente le palle, capite raga? Quindi il dolore ancestrale c'è lo stesso. E che cacchio però, che cacchio! Ma vedi che non ti risulta! Non lo fare più questo salto! Non ti risulta! Se non ce la fai, non lo fare! Non è vero, non fermatevi, se avete un obiettivo, andate e raggiungetelo, ovviamente senza sbalzarvi le ossa. Io dico, ma l'hai fatto 200 miliardi di volte, vedi che non ce la fai, non lo fare più! Ma di che cacchio stiamo parlando? Si è rotto la caviglia questo. Questo no, questo si è rotto il piede. Ma questo che è quello di prima che non riesce a fare i salti e continua a farli? Continua, insiste, interperrito a fare i salti.
salti. E non ce la fa a fare i salti. Però continua, dai, continua, raga. Alla fine la buona volontà ce la mette. Ma che cacchio è, dai. Vabbè. Le palle quando sbattono, il dolore ancestrale è pazzesco quando sbattono le gonadi. Cioè, lo provo io stesso il dolore che provano loro. Mi arriva anche da qua, anche se è solo un video. Non lo fare più, ma non lo fare più, la prossima volta ti rompi l'osso del co... Ma smettila! Non lo fare più, a quattro volte che cerchi di fare sto salto non ti riesce mai. A come prendo e dove arrivo, mi lancio. Cioè, ci provano a morire, cioè ci provano ad ammazzarsi e ci provano. Praticamente suicidio atletico. Provo a passare all'altro mondo, ma in modo atletico, cioè in modo artistico, diciamo. Questo si fa male, questo... Ah! Anche io dico ah! Ma se fai ah! Non lo fare più! Ah, no, lo sta rifacendo anche, lo sta rifacendo. Ah! Quello si è rotto una costola, Come lussassi bene le ossa del corpo a manetta. Un attimo, questo la voglio rivedere. Questa è stata bellissima. Ha perso la bicicletta e ha provato a scendere a piedi. Un attimo, raga, che questa la voglio rivedere, che è bellissima. Questa è stupenda. La voglio rivedere. Porco Giuda, è bellissima. Cioè, lui per non perdere l'equilibrio ha provato ad usare i piedi. Allora, raga, concentratevi bene in quest'uomo. Guardate bene come cerca di recuperare. Cioè, lui si rende conto che sta per morire, praticamente. Lui cerca di recuperare con i piedi. Solo che anche con i piedi non riesce, evidentemente, a camminare e andare. E va a finire proprio all'altro mondo, nel vero senso della parola. Per giunta rimane per terra morto, però rimane per terra, cioè no, non si riprende. Oh, ha strofinato le gonadi nel ferro. Ma questi solamente nelle palle possono arrivare, perché ripeto, il sellino lì va a puntare. Quindi ogni caduta va a finire sempre lì, cioè nella botta ai genitali. E dai però, dai Cribbio, dai! Volano come uccellini, però atterrano come meteore. Meteore nel vero senso della parola, cioè che si schiantano al suolo. Poi quando cadono vanno a finire nell'entroterra, cioè sbattono così forte e si fanno anche tanto male che se si trovano in un punto vanno a finire poi direttamente in Cina, dall'altra parte del mondo.